Lugli, invece, siccome uno dei casi di cui parlate è il famoso delitto di Via Poma, la povera Cesaroni, vediamo un momento, poi le devo chiedere una domanda importante, forse compromettente. Lei risponderà se lo ritiene, se no non risponde. Intanto vediamo questa scena che abbiamo girato. No, che è stata girata. A sfondo sessuale in questa estate romana che vede susseguirsi a ritmo impressionante omicidi da film dell'orrore, dopo l'omosessuale ucciso a Trastevere, dopo la donna di Capoverde seviziata fino alla morte in un capanno in via Flaminia Vecchia, un nuovo delitto è stato scoperto ieri notte nei pressi di Piazza Mazzini. Una giovane romana, Simonetta Cesaroni, di 21 anni, è stata trovata senza vita nell'ufficio in cui lavorava in via Carlo Poma, sede del comitato regionale dell'associazione italiana Alberghi per la Gioventù. Sul corpo nudo, le ferite provocate da ripetuti colpi di punteruolo. Secondo i primi accertamenti, la ragazza sarebbe stata anche violentata. A rintracciare Simonetta Cesaroni è stata la sorella, che preoccupata del ritardo aveva pensato di cercarla anche in ufficio, dove la ragazza, secondo la testimonianza della portiera dello stabile, era arrivata da sola nel pomeriggio. Tra le molte piste ancora aperte, una viene seguita con particolare attenzione. Lugli, quel delitto fece uno scalpore. Insomma, non sempre l'uccisione di una giovane donna piacente suscita tutto quel clamore. Quello lo suscitò. Lei che idea si è fatto? Io ho un'idea molto precisa. Siccome non mi posso avvalere della facoltà di non rispondere, la dico a metà, perché altrimenti rischio querele e grane. Io credo che la polizia sia arrivata molto vicino, abbia sfiorato colpevole. Come avviene spesso, l'anno dopo ci fu l'omicidio di Alberighe, figlio della Torre. I carabinieri misero le mani sul colpevole, non lo arrestarono e fu inchiodato 20 anni dopo da un magistrato che riaprì il caso. Simonetta. Simonetta, loro sono andati vicino. Probabilmente hanno sbagliato all'inizio, perché il portiere, che a mio parere sicuramente era coinvolto, e questo non ho remore a dirlo, è morto suicida, alla vigilia della convocazione del processo in cui sarebbe stato chiamato come testimone. Non era il colpevole. Pensate che angoscia doveva avere uno, dice, è convocato per un processo, ci sono quelli che ci vanno ridendo, no? Lui aveva una tale angoscia, pover'uomo, che si è suicidato. Mi permetta di aggiungere una cosa. È il primo anno in cui entra in funzione il nuovo codice di procedura penale. Quindi è come se tu sei abituato a giocare a poker e all'improvviso ti dicono adesso facciamo rubamazzo. Cambia tutto. Ed è la prima volta, la prima e unica volta nella storia della procedura penale italiana in cui viene fatto un fermo a tempo. Non è mai stato ripetuto. Il magistrato disse che Pietrino Vanacore venne arrestato per 30 giorni con scadenza programmata. Non è mai più successo. Mai più successo. Quindi questo sapeva, entrando in carcere, e il carcere era una pressione per farlo parlare, ovviamente, ma era fallato dall'inizio, perché lui sapeva che sarebbe uscito entro 30 giorni. Quindi si è chiuso in silenzio e poi fu scarcerato dal Tribunale di Libertà 6 giorni prima della scadenza, che fu per gli investigatori una botta micidiale, più come dire, morale che altro, perché non è che cambiassero tanto le cose. Capisco che non si può dire di più, però io le voglio dire una cosa. Mi occupai per un programma che si chiamava Telefono Giallo di quel caso, e quello che si capì subito era che l'inchiesta, caro Carlini, lei che descrive qui un investigatore di raro ingegno, tipo quello di Poe, l'inchiesta era partita malissimo. Erano state fatte delle indagini grossolane, approssimative. Sono d'accordo in parte. Perché? Perché questa inchiesta la vediamo oggi con gli occhi di con gli occhi di oggi. Esempio, la scena del delitto non fu congelata, non funzionava semplicemente così. Noi cronisti zampettavamo nel sangue allegramente, perché l'importanza della prova scientifica è venuta dopo. La scientifica non lavorava quasi. Era il 1980, il DNA era rudimentale, il RIS era un piccolo reparto servente che nessuno si filava, la scientifica idem, ci andavano gli scarti.
Mi preme di sottolineare una cosa. Non è vero che i cassonetti non furono ispezionati. I cassonetti furono ispezionati. Fu una cosa. Ma quella volta, per un caso assurdo che non accade mai a Roma, era passata la lentezza urbana e quindi aveva svuotato questi benedetti cassonetti. I poliziotti andarono a vedere e li trovarono vuoti. E quell'arma, ammesso che sia stata lanciata lì, ammesso e non concesso, chissà dove è finita, a Malagrotta, chi lo sa, insomma, giace per sempre in una discarica di rifiuti abbandonata. Bello raccontato così, cioè bello, per carità, parliamo di una tragedia, di una giovane vita stroncata.